kiss for you. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4. Oggi vi porto a Sulani. Qui ho veramente tanti belotti da farvi vedere, ragazzi. È vero che siamo, come dire, nel mood natalizio, ma sono troppo belli, non posso aspettare quest'estate per mostrarveli. Quindi noi andiamo controcorrente e ci guardiamo questi bellissimi lotti estivi. Allora, io inizierei dalla zona centrale, la parte più turistica di Sulani, ovvero Oanali. E qui vi mostro questa bellissima casetta, Beach House Sulani, e il Sulani Thrifty Shop, quindi c'è il chiosco di Bubble Tea. E basta, perché la spiaggia è quella che io modificai nel primissimo video in cui vi mostrai la mia Sulani, ed è un lotto che io tutt'oggi uso, mi piace, è semplice, ha tutto, è giocabile, quindi perfetto. E questa casa è semplicemente una casa starter, quindi è semi vuota in pratica, poi ve la mostro dalla galleria. Ok, dai, iniziamo con la Beach House. Ditemi se questa casa non è adorabile. Intanto, come sempre, vi faccio la panoramica di tutto il perimetro. Poi qua vi faccio vedere bene. Questa è la visione dall'alto. È piccolina, ma è bellissima. A me è piaciuta tanto proprio la struttura, come l'hanno fatta. Qui fuori c'è la bicicletta, c'è tanto verde. Corde del bucato. Qui c'è una fontana, c'è il forno a legna esterno che mi piace tantissimo. Poi c'è il tavolo per mangiare fuori con il gazebo. Andando avanti, qui ci sono tutte le cose per il giardino, no? I vasi, il barbecue, c'è questa cucina rustica coperta, anche se all'esterno, quindi non si rovina niente, il mini frigo. Cioè, una genialata, è fantastica. Qui dietro ci sono... A parte l'albero, la bicicletta, scusate, il banchetto dei fiori per lavare il bucato, altre cose per il giardino. Cioè, ma guardate che bello gli spazi riempiti così, con tutti questi dettagli, tutto, wow. Quindi, bellissimo il retro. Poi, come è strutturata internamente? Allora, si entra di qua e questo è l'ingresso, con un mobile, tutte le cose poggiate, le scarpe, uno specchio, la scala che va su. Questa porta è il bagno, un bel bagno spazioso comunque, quindi bene bene, bello. Poi da quest'arco invece si va nel salotto, vedete che sopra ci sono le travi, quindi da dentro si vede il soffitto con le travi, e c'è questo bellissimo salotto con soffitto a legna, la credenza, un mini televisore, sedia a dondolo, il resto della cucina, quindi stessi mobili che hanno messo anche all'esterno. E poi sul rosa, caffettiera, il forno a microonde, il tavolo da pranzo. Anche di qua c'è un mini televisore vintage. Carinissimo, veramente carinissimo. Dall'alto si vede così. Mentre sopra, allora, queste sono le scale che salgono, qui c'è lo specchio, una poltroncina. Prima porta, lavanderia, quindi c'è lavatrice e asciugatrice. Questa è una camera, molto piccolina, ma accogliente. Il bagno. La camera da letto più grande. Bello anche questo dettaglio di un po' rovinato. E la camera per il bambino, bambina, anzi per i bambini in generale, perché ha due letti. Super colorata, bella, wow. Cioè, non so se ci giocherei mai, perché gli spazi sono veramente striminziti, c'è da togliere un sacco di roba, perché secondo me fa anche, cioè i Sim si buggano, non sanno dove mettersi, e ok. Sì. Però è proprio adorabile, cioè è fatta bella, veramente bella. Andiamo avanti. E qui siamo al chioschetto di Bubble Tea. Guardate quanto è bello.
Ah, questa è la struttura esterna. Che bello che mi mettono le lucine perché io le adoro. Oh, ci hanno messo anche qua la cabina telefonica. Bravi. Chioschetto. I lettini per prendere il sole. E ok. Comunque, tavolini fuori. Il simbolo del bubble tea. Mi piace tantissimo che qui hanno messo musica dal vivo, nel senso che i nostri sim artisti possono venire qua ed esibirsi. Infatti, se non mi sbaglio, qui non c'è il mercatino, o meglio sì, hanno messo soltanto uno stand per il mercatino, ma giustamente stando a Sulani hanno fatto bene, perché hanno dato molto più spazio al chiosco di bubble tea, quindi con i tavoli, qua c'è tutto il, guardate come è attrezzato bene, le cartoline, la cassa, le tazze, qui c'è una libreria, computer, perché no, servono sempre, bello anche con le vetrate così. Wow, distributori automatici, qui c'è il bagno, semplice, divanetto, e di qua c'è la dispensa del bubble tea. E dicevo, secondo me hanno fatto benissimo a mettere soltanto uno stand per i vestiti, perché in effetti qui a Sulani più che altro si vengono a prendere la bevanda, a mangiare, ad ascoltare musica dal vivo, si godono proprio la spiaggia, ecco, quindi bello, c'è anche il falò qui dietro. Bella, veramente bellissima. Che poi so che a molti piace questo chioschetto di bubble tea, proprio come tipo di lotto, perché dopo avermi fatto i complimenti al mio frugalité e come dire, approfitto di questo video per ringraziarvi, anche se vi ho lasciato tantissimi cuoricini, grazie, grazie davvero. E insomma, apprezzate questo nuovo tipo di lotto, e in effetti è vero, è carinissimo. Ok, adesso ci spostiamo invece a Lani Santaz, e qui ho posizionato una spa meravigliosa, si chiama Sapphire Shores Spa, e un bel ristorante nuovo, il Beach Diner, che mi sa che gli ho cambiato nome, ma poi dalla galleria vi faccio vedere qual è l'originale. Io ho fatto lievemente una modifica per, come sempre, il mio tipo di gioco. Andiamo alla spa. Eccola qui, proprio stile tiki, stile Sulani. Mi piace tantissimo sia come l'hanno decorata, come l'hanno organizzata, e niente, io qua per esempio non ho dovuto cambiare niente perché è stupenda, e cercavo una spa del genere per Sulani, fatta così, no? Con tutte le varie casette che però sono collegate, quindi sono sulle palafitte. Poi ci sono un sacco di gonfiabili a mare e basta, non ci sono i motoscafi. Comunque, partiamo dall'inizio. Appena si entra di qua, ci sono i bagni con le docce, ok, e gli armadietti, in modo che uno si cambia. Poi vedete, ci sono divanetti, sedute comode, i distributori anche qua, e ok. Poi, da questa parte c'è una piccola stanza per lo yoga, quindi va bene, mentre da quest'altra parte c'è la palestra, quindi giusto con gli attrezzi per il peso e il tapirulan. Qui c'è anche una radio per la musica, e si va appunto verso il centro con una piattaforma un po' più bassa, e qui c'è il bar e sedute con tavolini, e anche la macchina delle bolle di sapone. Ci sta, in effetti ci sta tutto, no? Uno qui si viene a rilassare al 100%. Poi da questa parte ci sono le tee da massaggio, sempre con la musica. Questa stanza chiusa è la sauna. E l'ultima stanza ci sono le sedie per mani e piedi. E qui fuori lettini per prendere il sole, il solarium, mentre qui fuori c'era l'idromassaggio. E di qua c'è anche la meditazione, hanno messo giusto 3 postazioni, uno poi può anche aggiungerne 2 in più. Insomma, carinissima come spa, io una volta l'ho provata, ci sono venuta, è pratica, è giocabile, e io guardo molto questo, perché per carità noi in galleria abbiamo dei lotti che wow, certi veramente
ti lasciano a bocca aperta, però sono talmente incastrati, c'è talmente tanta roba che, come vi ho detto anche prima, i sim si buggano, cioè è un casino. Io cerco lotti sì belli, ma devono essere pratici. Uno deve poterci giocare nel lotto, quindi complimenti a chi ha fatto la spa. Questo è il ristorante. Cioè, ma guardate quanto è bello! Bellissimo, qui fuori ci sono tutte le biciclette. Io amo quando mettono questo dettaglio, no? Come sentiero qui sulla spiaggia. Ci sono tutti i decori, i cartelli, asciugamani. Se i ragazzi vogliono prendersi del sole qui, ascoltare della musica, c'è un frigo bar, il bagno. E poi, come vedete, ci sono i tavoli sulla terrazza, perché comunque è coperta, quindi è tutta bella coperta. Quindi tavoli all'esterno, con sedie tutte belle diverse, così. C'è anche un mini frigo lì. Ok. La mia modifica è stato soltanto per questa parte qua. Questa qua, in modo che io ho messo altri tavolini da questa parte, perché se non mi sbaglio qui era una stanza semivuota, non c'era quasi niente, quindi ho detto vabbè, me la apro e la sfrutto per metterci altri tavolini. Perché è proprio bello, immaginatevi a mangiare, scusate, ecco, a mangiare da questo lato, no? Con questa vista. Era sprecato avere una stanza chiusa e quindi ecco, questa è stata la mia modifica. Poi vedete che anche qua il soffitto l'hanno riempito di queste travi di legno che fanno scena. Allora, qui c'è la cucina, ci sono due postazioni chef, una è a vista e sarebbe dietro il bar. Bella anche come idea questa, mettere il bar e poi che si intravede la cucina. Con tutti i bellissimi cartelloni, ci sono appunto tavoli semplici, vedete proprio questa plastica colorata con tutte sedie diverse colorate, mi è piaciuto tantissimo. E poi tutti i decori di Sulani, hanno giocato tanto con i lampadari di vita ecologica. Guardate che bel effetto che fa, io non ci avrei mai pensato. Anche qua musica dal vivo. E anche questo mi è piaciuto tantissimo, che poi a pensarci bene è tanto che non ho dei sim artisti, dei sim musicisti. C'è stato un periodo in cui avevo tutto un ramo di una famiglia musicisti e forse ecco l'avevo usati troppo e da un bel po' che non ne ho uno. Quindi voglio sfruttare tutti questi localini in cui ci si può ecco esibire dal vivo. C'è anche la pista da ballo qui, poi c'è ping pong e questo. Quindi questo qua è il ristorantino, che poi originariamente si chiama tipo The Teen Beach Diner, quindi è proprio un posto di aggregazione per gli adolescenti. Ecco perché vedete qua i tiri da mare, le biciclette e la radiolina. Io ho appunto scaricato apposta questi lotti molto sì, giovanili, proprio perché se per caso vengo a vivere a Sulani voglio avere anche dei punti di ritrovo per i miei adolescenti, perché le volte uno non sa mai cosa fargli fare e voglio vivermi lo scenario più che posso, anziché sempre viaggiare per i mondi. E concludiamo con Mua Pelam, perché è vero che vedete soltanto due lotti, ma in realtà, visto che qui avevo posizionato il lotto per il matrimonio, ne ho altri da mostrarvi e approfitto di questo lotto per farvi vedere quelli là. E poi in realtà qui ci va un lotto stupendo, anche quello proprio di ritrovo per i ragazzi o comunque per gli amanti della discoteca. E va bene. E poi c'è il grande parco messo qui, che è preso dalla galleria, ma l'ho completamente rivoluzionato. Magari ve lo faccio vedere all'ultimo. Dai, andiamo con i lotti matrimoniali per Sulani. Eccolo qui. Allora, questo mi è piaciuto tantissimo. Come vedete qui fuori ci sono anche i bagni, quindi ok, è completamente all'aperto ed è molto romantico, infatti si chiama Boho Wedding, e io però ecco ho aggiunto le cose per il mio matrimonio, perché altrimenti quello originale non ce l'aveva, perché quel lotto è prima del pacco il mio matrimonio, ma la struttura è rimasta esattamente la stessa. Qui c'era appunto l'angolo per fare le foto,
c'è il libro per gli ospiti per scrivere una dedica agli sposi, e di qua, superato questo viale con le lucine, iniziava proprio la navata. Ecco, inizia la navata. Ci sono altri cartelli, c'era il pianoforte, io ho messo quello di mio matrimonio, ma altrimenti c'era il classico pianoforte, e qui è rimasto proprio uguale. I fiori, l'erba messa così, non l'ho proprio toccato, io ho aggiunto la navata e l'arco era esattamente questo, meraviglioso. Cioè, oddio, no, non era questo, questo qua di mio matrimonio, c'era l'arco di Sulani, ecco, c'era quello tondo di Sulani. Io ho aggiunto questi fiori qua e poi il resto, quello che vedete, è esattamente così come lo vedete. È proprio stile boho. Questi tappeti, il tavolo, le sedie, questi separé, tutte le lucine. Proprio era esattamente così ed è stupendo. Qui c'è il karaoke, la pista da ballo, il DJ, altri tavolini, c'è il bar. Ecco, io ho aggiunto, cioè, alla fine le cose in più si vedono perché sarebbero proprio quelle del pack, quindi la botte con lo spumante e questo dettaglio per il bar. E basta, vedete il tavolino anche con gli inviti del matrimonio. Bello, ok. Questo lotto mi è piaciuto tantissimo per un matrimonio qui in spiaggia. Quindi fino adesso io vi ho mostrato il boho wedding, eccolo qui. Vedete, c'era l'arco classico, quello con le rose, ma tutto il resto era uguale. Solo che qui c'era il separé classico, io ho messo anche quello lì preso dal mio matrimonio, ma esattamente così. Quindi qui trovate il creatore e questo è il nome del lotto del matrimonio. Poi vi ho fatto vedere, eccolo qui, il Teen Beach Movie Diner, il ristorante, e lo riconoscete dalle biciclette e dai teli a terra. Vedete qui dietro è una stanza chiusa. Cioè, era chiusa, adesso non ricordo esattamente cosa ci fosse, ma è semplicemente chiuso ed era un peccato. E il creatore è Simco Biz, che poi, anzi, la creatrice, ecco, da lei ho preso la maggior parte dei lotti di Sulani che vi sto mostrando e che amo. Cioè, il mercatino dei bubble tea è suo, questo ristorante è il suo. La spa invece è di questo nome, di questo creatore qua. La casa anche di Sincubis, stupenda questa casetta. E questa invece, questa è una, ecco, questa qua è la casetta starter che vi dicevo e come vedete all'interno è vuota. Cioè trovate soltanto il letto, un tavolo, una cucina e una scrivania e dei divani. Basta. Quindi era inutile farvela vedere, però è carinissima come starter per iniziare. E ok. Poi se vedete questi due lotti da veterinaria, da clinica veterinaria, è perché volevo aggiungere una clinica, solo che vi dico la verità, non ne ho trovata una che mi piace. Le uniche due sarebbero queste, ma anche qua ci dovrei mettere le mani io perché c'è qualcosa che mi piace di questa, altre di questa, cioè insomma, quando avrò le idee chiare, anche la mia Sulani un giorno avrà una clinica veterinaria, altrimenti no. E poi che non vi ho mostrato, però sempre di Simco Biz, ultimamente, cioè ad aprile, aveva fatto questo ristorante, che anche è carinissimo e che andrebbe messo però sempre nel lotto dove c'è il mercatino di Bubble Tea e dove originariamente c'era il bar di Sulani. E al momento lì ho il chioschetto dei bubble tea, visto che il ristorante ce l'ho dall'altra parte, però se un domani voglio cambiare ristorante posso metterci questo e ve lo faccio vedere se siete interessati, eccolo qua. Ok, adesso vi mostro un altro lotto da matrimonio, restiamo qua. Perfetto, quindi questo qua si chiama il Sulani Wedding Area, anche questo è totalmente all'aperto. E finalmente lo sto vedendo dal vivo con voi, perché avevo soltanto lì l'anteprima, quindi abbiamo un bel falò. Pista da ballo, qui si vede che era già uscito il pack dei matrimoni. Bello. Qua c'è il tavolo degli sposi con le bandierine. E poi la grande tavolata. Qui c'è per il buffet la fontana di succo di frutta, di cioccolata, quello che è, il brindisi. E ok. Bello. Qui c'è la navata con l'arco fatto così, le altre sedie, il pianoforte. È bello anche questo. Semplice, carino, di qua c'è il bar. E anche qua hanno messo le bandierine.
Bello. L'altro, come vedete, io ve lo sto mostrando proprio tramite la mia galleria, così capite che mettendo l'hashtag Sulani trovate tutti i lotti che vi sto mostrando oggi. Quindi adesso vi ho fatto vedere questo qua. Poi l'ultimo da matrimonio è questo qua, Oanali Wedding Venue. Ecco, questo qui sta nella spiaggia di Oanali. Io resto qua, ve lo mostro da qua. Ok, ovviamente siamo a Solani, qui non piove, quindi questi lotti devono essere completamente all'aperto. Quindi si arriva proprio davanti la navata. Bello, bello, tutte le sedie, qui in alto ci si mette il pianoforte, ci sono i bagni, altre sedie e poi spazio per i tavoli, il tableau qui. Oh, wow! Hanno messo qui sulla piattaforma gli sposi e poi dal basso i tavoli degli ospiti. Di qua c'è il buffet per il brindisi. E la pista da ballo è sotto questo bellissimo gazebo dei fiori. Qui anche si può mettere il... Ah, tanti tavoli da buffet in realtà. Buffet, brindisi, qua c'è il bar. Bello. Devo dire che anche questo è molto molto bello. Ok, a parte i lotti per il matrimonio, in questo punto della spiaggia io ci avevo messo questo bellissimo lotto che si chiama Sulani Beach Party, come vi dicevo, che per i ragazzi, ma anche i giovani adulti, comunque amanti della discoteca, è perfetto ed è anch'esso di Simco Biz. Cioè, ma io ve la straconsiglio questa creatrice. Comunque è spiaggia, non dà come locale notturno, ma va bene così. Eccolo qua. Allora, guardate che meraviglia. Tutti i tavoli qui, perché c'è il bar, comunque voi potete ordinare, potete poi venirvi a sedere qua. Non so perché abbia messo il ping pong proprio con il simbolo di Foxbury. Io l'avrei messo con un colore neutro, però vabbè, non fa niente. Lettini da spiaggia, la grande pista da ballo, il DJ, le casse da dove esce la musica, i bagni. Che belli questi percorsi fatti con le taccarelle di legno. Altri lettini qui per prendere il sole. Poi gonfiabili, c'è anche come si dice, la moto d'acqua. Insomma, cioè, è bellissimo. E fa proprio discoteca da spiaggia. Ok, adesso andiamo nell'ultimo lotto, che sarebbe questo parco. Allora, io voglio farvi vedere com'era originariamente, perché si vede. Sarebbe questo qua, il Tropical Beach Park. Vi faccio vedere dall'anteprima. C'era questa grande piscina che è stupenda, che infatti io l'ho lasciata anche se adesso anche la piscina è completamente diversa. Qui c'era un grande campo da basket e poi, come vedete, in questa struttura c'erano un sacco di attività. Addirittura, dove si vede? Qua c'era il cinema. Poi c'era il barbecue con i tavoli, in alto c'era la stanza dedicata ai bambini per leggere i libri, le storie, i giocattoli. Insomma, in questa struttura c'era un sacco di attività. Io ho demolito tutto e ho giocato intorno torno questa piscina per avere un parco totalmente all'aperto con le attività da fare all'aperto. Quindi vi faccio vedere che completamente rivoluzionato. Ed eccolo qua. Allora, il gioco ci fa entrare da questa parte. Infatti anche la foto di anteprima dà sempre questa schermata. Non capisco perché, visto che poi viene questa roccia davanti, non si poteva entrare da qua? No, si deve entrare da qua. Allora, io inizialmente avevo fatto l'entrata principale questa. Poi ho visto che la foto di anteprima e i sim arrivano da quel lato. E quindi ho fatto le due entrate. Anch'io ho messo le taccarelle di legno prese dal debug, quindi ingresso di qua ed ingresso di qua, anche qui con le taccarelle. Appena si entra c'è un'area riservata al picnic e al focolare, al braciere, perché come vedete era anche uscito il kit dei piccoli campeggiatori lì, e quindi io
ho approfittato, lo sto mettendo a tutti i parchi, veramente in tutti i parchi sto mettendo queste cose. Poi si va di qua, ci sono angolini con questa poltrona se uno vuole venire a leggere qua in pace, attività da fare come il calcio balilla, giocare a carte, la musica se uno vuole ballare, c'è il falò. Poi ci sono varie coperture per i lettini, il vassoio con le bibite, teli per prendere il sole a terra, il coso qui, come si chiama? Per i tuffi, vabbè. La piscina è un po' più rimpicciolita, come vedete si sono create due piscine, e così anche perché era enorme, cioè era davvero enorme, quindi ho messo i gonfiabili qui. I decori nella piscina c'erano, li ho lasciati perché mi piaceva, sa proprio di appunto di spiaggia tropicale, visto che è una piscina, facciamo finta che una parte dell'oceano è qui. E intorno che ci hanno costruito un parco, c'è la nave per giocare, per far giocare i bambini, e questa è una piccola piscina pensata come se fosse una vasca idromassaggio. Infatti, guardate, ho aggiunto le sorgenti termali. Cioè, ma che meraviglia! Ma avete presente queste rocce? Ci stanno benissimo le sorgenti termali qui. E quindi le ho messe con sempre i lettini, vari gazebi, vedete? Anche perché sennò ci ustoniamo con il sole di Sulani. Anche di qua c'è un altro gazebo con i lettini, piscinetta per i bambini o chi si vuole mettere, altri teli, decori, così. Vedete? Mi è piaciuto tantissimo curare comunque tutte con fiori tropicali. Da quest'altro ingresso si vede appunto il focolare qui, le varie attività, la piscina, ok. C'è la casa per i bambini, ma sì, dai, la casa delle bambole per i bambini, un'altra piscinetta qua, panchine se uno vuole guardare i bambini, gli scivoli, l'arrampicata, degli scacchi, l'altalena, i bagni, il distributore per comprare cose qui in spiaggia. Questo è proprio il distributore di Sulani. C'è il focolare se uno vuole cucinare i piatti tipici, perché qui sotto questo gazebo, fatto così, ho messo i vari tavoli perché comunque si fa il picnic. Vedete, c'è il barbecue sia di qua che di qua. C'è il vassoio per le bevande fresche. Ho messo anche una ciotola perché io in realtà quando sono venuta qua avevo un cane e quindi il mio cagnolino ha potuto anche mangiare. E qui al coperto ci sono le docce, perché prima di entrare nelle terme, ragazzi, bisogna rinfrescarsi. Quindi con le docce, i vari separé, tanto si fanno le docce col costume, non è che stanno spogliati. E poi non è finita qui, perché seguendo, vedete quest'altro sentierino, si va in questa zona in cui poter guardarsi dei film dal vivo, dall'aperto, volevo dire, un cinema all'aperto. Quindi ci sono delle sedute, anche il televisore è coperto, quindi se viene a fare la pioggia non si rovina. C'è un angolino se qualcuno vuole dipingere. E questo ragazzi è il mio parco attrezzato. Adesso ditemi. Dai, e non ditelo perché sono io. Era meglio quello originale di prima o questo fatto in questo modo, tutte queste belle attività? Anche il cinema messo così carino. Wow! A me è piaciuto tantissimo. E Sulani adesso mi piace tantissimo. Infatti, come notate, sto cercando di mostrarvi alle volte un intero scenario con i lotti, non solo presi dalla galleria, se per caso li ho costruiti io da capo o se ho modificato qualcuno dalla galleria, perché quando ho iniziato a mostrarvi questi lotti, negli scenari, mi avete fatto i complimenti e avete apprezzato questa idea, anzi proprio voi mi avete detto sì, facci vedere degli scenari interi, perché in effetti è più semplice anche raggruppare i vari lotti e immaginarlo meglio uno scenario. Dice, oh, così sì che Sulani è ben attrezzata e se uno ci viene a vivere non ci si annoia, ma anzi è proprio bello viverci e andare un po' qua, esplorare queste cose, poi andare qui, andare nella spa, cioè insomma rispetto a prima è veramente carina. Ok, io vi saluto così con questo video, grazie mille per essere passati, lasciatemi tanti mi piace e commentini e ci rivedremo nel prossimo. Ciao!